Salve ragazzi, io sono Zero e oggi siamo su Assassin's Creed Unity. Stavo anche per dimenticarmi il nome. Ok, iniziamo subito. Iniziamo subito perché c'era quel rumore della folla assollante che non riuscivo a parlare. Che tristezza. Già, che tristezza. Quindi ci stiamo avvicinando sempre di più verso la fine. Avevi ragione. Marie Levesque fa scaricare il grano e poi lo fa portare al Palais du Luxembourg. Se la gente pensasse che i reali accumulano cibo in piena carestia... Il caos, che farebbe assai comodo a Germain. La signora Levesque è tua. Io recupero il grano rubato e lo porto fuori prima che lo trovino. Sta fuori dai guai. Non farti prendere. Stupido telefono. Scusate, era il telefono che ha fatto pip e quindi l'ho toppato. No, zoppato. L'ho tappato. Sì, quello, l'ho staccato. Comunque, l'ho spinto. Silenziato, ok? Comunque, si è vedete il mio bel fucilone, quindi adesso siamo salvi. Ho comprato un bel fucilone. Aiuto, aiuto, qualcuno mi aiuti! Dacci la polvere! Cosa faremo, Michel? Se solo potessi mettere le mani sulla guardia. Bella festa. Vi siete superata stavolta. Grazie. Ora, scusatemi, vado dal mio marito. Mi sa che questa sarà una missione molto lunga, ragazzi. Mi sa che ci sarà molto da incazzarsi, quindi... Entrate, la 47 entrate e 60 guardie. Oh. Proviamo a fare sempre tutto come al solito. Non far scattare nessuno. Fammi vedere. E salva Tomas Levascuzie. Penso sia questo. Guardie, dacci la polvere da sparo. Non ho tempo da perdere. Scusate, scusate. Ecco, mi scusi, mi scusi, non l'ho fatto apposta, cioè forse. Andiamo, ciccio. Grazie signore. State bene? Sì, bene. Se mi fate da scorta vi prometto uno spettacolo epocale. Io aiuto sempre gli artisti in difficoltà. Manca poco. Ma tu sei Thomas? Non so se sei Thomas. Quasi fatto. Ci sono due uomini lì, non vorrei dirtelo, ma... Attento. Io ve li avevo visti, thanks. Stronzo, io il fucile. Affanculo. Pensi di farmi del male? A mezzo. Vabbè, capita. Voi moderati, è una spada nel petto. Se crepa. Perfetto amico, sei salvo. Sì, l'ho notato. Ma li ammazzo lo stesso. Dimmi, abbiamo finito? Io avrei, diciamo, una missione da portare avanti. Non potrei starti qui dietro a accompagnarti col tuo cavallo puzzolente. No? Dai, ma fallo correre sto cazzo di cavallo. Interagisci. Grazie amico, se potessi ricompensarvi davvero. Non serve, il diversivo sarà più che abbastanza. In che senso? Niente. Ti ho usato da diversivo, amico. Opportunità di assistenza. Andiamo a fare anche l'opportunità di assistenza. E poi salviamo Thomas Levesque. E non facciamo scattare nessun allarme. Ok. Sì, sei tu Thomas. Sarà di noi, Michel. Ti manderanno sulla forca per una misera pagnotta. Lì dietro. Tutti si trovano qui per cose. Sì. Allora merda. No, no, ma che cazzo vuoi, ma chi ti ha visto? Ciao. Stai fermo. Tutti gli altri prigionieri. Sì, fai il figo con la col tuo fucile. Mannaggia. La bottana. Ti avevo colpito però. Che cazzo posi il fucile, Arno? Spara! Ok. No, 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 no. Chi è? Dov'è? Ok. Carica il fucile, Arno. Carica, carica.
Bravissimo. Allora, cosa, come cazzo faccio ad aiutarti? Dovrei passare dal retro, immagino. Sì, voi andate pure a controllare. Oh, qualcuno ha ucciso Giovannino. E morirai anche tu. E di nuovo, Giovannino morirà la seconda volta. Questo è un... ah, sabota la... sabotas. Quello! Distruggi la campana. Perché altrimenti qui andiamo a fare nel culo. Certo. Perché no? Devo rubare qualcosa a te. Ah, forza. Vabbè, la forzo, cazzo, è ovvio. Non sono così coglione di andarla a rubare e farmi scoprire, no? Cioè, mi farò scoprire lo stesso, questo è sicuro. Ciao. Direi di essere stato abbastanza furtivo. Dove? Quando? Perché? Chi? Ah, lui. Si fotte. Dove? Ma dove? Non lo so, ragazzi, non lo so. Allora, stavo dicendo che devo andare a aprire quella cazzo di porta. Quindi, se ve ne togliete un attimo dai coglioni. Hanno ucciso di nuovo l'uomo ragno. Sì. Ok. Va benissimo. A me, a essere sincero, va benissimo così. Non ci sono problemi, per carità. Allora, rubiamo... Chi è? Dove? Ah, sei tu. Dai, zitto, dai. Che cazzo? Ok. Davvero? Si era bloccato il tizio. Perfetto, a me sta bene, muori tu. Ma... Mi fai... No, a lui, non all'altro. Dietro, Arno? Dietro. Da che parte? Dietro, te lo sto dicendo. Crepa, per l'amore di Giovanni. Ok. Li ho uccisi tutti? Molto furtivamente? A posto. Apri sta cazzo di porta. Su, esci. Vado sui bastardi, certo. Vieta? Vieta di cagare in un fienile? Va bene. Apro anche questa per solidarietà, però. Grazie. Stacchiamo le campane, altrimenti romperanno. Ecco, appunto. Ehi, ti ho ucciso, bastardo. Non puoi scappare. No! Bomba, bomba, bomba. Thanks, bomba. Altrimenti questi suonano la campana. No, 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 lui sta suonando. No, dietro, cazzo. Cazzo, merda, minchia, Giovannina. Fermatelo. Bravi, ragazzi. E io che ero andato a spegnere la campana. Ecco cosa succede quando fa il cielo stronzo. Beh, andate, ragazzi. Io dovrei rompere la campana. Rompere, cioè, quello. Oh, mi scusi. Colpo vuoto. Cazzo spari, stronzo, ok. Perfetto. Adesso dobbiamo salvare Thomas Lavoisier. Ma non so chi cazzo è Thomas Lavoisier. Vediamo chi è Thomas Lavoisier. Non ci dici chi è Thomas Lavoisier, quindi andiamo davanti. Cazzo ci frega. Finestra aperta. Quanto amo le finestre aperte. Salve. Tu non mi hai visto là dietro, no? No, io se lui è un cecato, per carità. Scusi, si può spostare dall'entrata? No, Va bene. Arnosi, anche tu ti sei impedito, no? Ok. Merda. Hanno sentito uno sparo, ma in realtà non era uno sparo, era un finto sparo. Saputo la campana, saputo sta cazzo di campana. Grazie. C'è un'altra? Non ce n'è un'altra? Io qui vedo l'iconcina. Credo sia giù, fa un culo. Cazzo, corri tu, stai fermo. Ti ho detto, non è successo nulla. Scusate. Spara, Arno, spara. Spara, sì, certo. Tanto ce ne sono più di 60 di guardie, le possiamo uccidere, perché no? Vai, sì.
Hai visto che c'è stato Giovanni che è morto? Spara, cazzo, però, dai. Uno. No, chiudo le munizioni. No, 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 stai fermo, devo usare l'arma del furore. Vai, esci pazzo, uccidi tutti. Che cazzo. No, no, buongiorno. Fortuna che ho rotto le campane, stronzo. Ti vado a uccidere lo stesso perché ho paura che tu suoni veramente una campana. Certo. Cioè, che brutta morte. Ok, vai, una bella rissa di strada proprio di quelle cerimoniali, con un bastone poi. No, ma non ti bloccare però, joystick. Grazie, joystick, grazie. Morite, dai, che dobbiamo fare in fretta. Tu non rompere però, eh. Fuori uno. Colpisci l'aria, amico, colpisci l'aria. Fai il dragone del film che non mi ricordo. Crepa. Questo lo sai fare bene, no? Abbiamo finito, ragazzi. Direi che li ho sterminati tutti molto amorevolmente, senza, diciamo, farci scoprire come al solito, eh. Perché noi in furtività siamo davvero bravi. Molto bravi. Oh. Ma fa devo assassinare quella tizia? Non c'è più. Si tolga dal cazzo per lo. No, assicurati che scenda la bianca. Li voglio più. Cioè, lei non si accorge di nulla, ma che cazzo. No! Che cosa stai dicendo? Avevo la vita massima. Credo. No, ti prego. Dimmi che non parto dall'inizio. Ti supplico. Com'è possibile? Come ha fatto un colpo di pistola a uccidermi? So, il cazzo è che mi rimane anche in suspense, cioè questa cazzo di ricaricamento che dura 56 anni. Dai. No, per l'amor di Geppetto. Va bene, ragazzi, va bene. Allora, o finiamo qui il nostro bel videoncino, oppure continuiamo cercando di andarlo a uccidere. Due sono le cose. Vedremo dove arriviamo. Perché giustamente io sono un coglione. Ste cazzo di campane che non si sa dove sono. Dimmi che sono morti tutti. Sì, grazie a Dio sono morti tutti. Io sono riviviscito, ma loro no. Ah, fottetevi. Sono davvero malvagio, sì, lo so. Qui c'è qualcuno? No, li ho già uccisi tutti, mi pare. Mi pare di parere che sia così. Dov'è la tizia? Sono necessarie munizioni per armi a distanza. No! Io non l'avrei mai detto. Sali, Arno, sali, dai. E ora, dove... Merda, l'ho visto, ti ho visto, stronzo di merda. Ok. E un altro lì. Piano un cazzo. Alzati. Ok, prima non si era mimetizzato, adesso sì. Festeggiare l'apertura di una prigione. Clodena, che sei così bella stasera. Ok, ragazzi, prima di ucciderla finiamo qui il nostro video gameplay perché sono uno stronzo. Quindi spero che il video vi sia piaciuto. Commentate, iscrivetevi, mettete mi piace, condividete e noi ci vediamo al prossimo video gameplay. Bye bye. Andrebbe giustiziato.